inizia le sue attività in Italia nel 1959 con la costruzione del palazzo dove ci troviamo ora. La scelta di Sesto Fiorentino è una storia particolare. In effetti fu la moglie del general manager di allora che disse che l'unico posto in Italia dove Elly Lilly avesse potuto investire era Sesto Fiorentino. Sesto ha come peculiarità, magari rispetto ad altri siti, la capacità di fare sistema con il territorio, lavorando con tutte le istituzioni, ma anche con tantissimi partner privati. In questo momento Sesto ha una grande responsabilità, non solo per i pazienti che riforniamo, ma anche come innovazione tecnologica e di processo che stiamo esportando anche negli altri siti Lilly. Anni fa eravamo oramai completamente contenuti all'interno del nostro campus. Abbiamo iniziato una grande attività in partnership con Università, Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Sesto, Comune di Campi Bisenzio per acquisire il liceo, progetto che ci porterà ad avere accesso ad una nuova area che permetterà la continua evoluzione di questo sito. Un'altra partnership che abbiamo in questo momento attivo è quello che si chiama Farmavalle, ovvero ridisegno della logistica farmaceutica in Toscana, in partnership con la Regione Toscana, ma anche con altre aziende farmaceutiche. Stiamo lavorando attivamente per capire quale modello evoluto di logistica e logistica distributiva possiamo avere qui in Toscana. Uno degli ambiti su cui stiamo lavorando fortissimi in questo periodo è, ad esempio, trovare farmaci per il trattamento del SARS-CoV-2. È recente l'informazione che abbiamo trovato degli anticorpi monoclonali neutralizzanti del SARS-CoV-2 che potranno essere usati in emergenza. Questo è già stato autorizzato dall'FDA. Stiamo attivando la ricerca e abbiamo avuto risultati molto incoraggianti sull'endpoint primari e secondari. E stiamo continuando a lavorare in partnership con altre aziende come Appsellera, Unsin e anche l'Università della Columbia. Questo tipo di partnership porterà all'accesso a tante persone, a tanti pazienti, i nostri medicinali. Ma Lilly non si ferma solo in questo. Ha recentemente firmato un accordo con la Bill e Melinda Gates Foundation per poter distribuire questi medicinali in paesi a basso e medio reddito. Questo è assolutamente in linea con la nostra missione, che è quella di rendere disponibili i nostri medicinali nel mondo. Ed è una responsabilità che noi sentiamo forte qui. Responsabilità che però è anche unita al fatto che ad ogni dipendente Lilly ce ne sono altri 6 che nel territorio lavorano grazie all'indotto che generiamo. Questa è la responsabilità che abbiamo, una responsabilità che portiamo avanti tutti i giorni grazie ad un approccio multiculturale, multidisciplinare, che porta all'innovazione e alla sostenibilità. Sostenibilità non solo delle nostre produzioni, ma anche sostenibilità ambientale. Il nostro impianto è stato fatto utilizzando tutte le più innovative tecnologie, a partire dai LED banale, ma anche il fotovoltaico, cogenerazione, trigenerazione, per riuscire a ridurre il più possibile l'impatto ambientale.